bravo, tirate, tirate giuste mascherine, fateci vedere un sorriso, dai! Dai Fede, su! Belli che siete! Dai Frank! E ha detto, è tutto quello che cerchiamo, non è sul palmo di una mano, e che le stelle puoi guardare, solo da lontano ti aspetto, nella mia città scompare, nell'orizzonte verticale, nelle porte agli occhi rossi e vieni mare. Guarda, 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 si sono commossi, guarda, si sono commossi. No, inizia a piovere, porca di quello. Dai, sono stati bravi, eh? Che facciamo? Li promuoviamo. Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. È martedì mattina, i bambini sono a scuola, oggi è il loro ultimo giorno di scuola, faranno solo mezza giornata e dopodiché andranno a casa dei nonni, così io lavoro tranquilla e loro fanno compagnia al cuginetto che è da solo, mentre invece loro sono in due e quindi vanno tutti là. E io ieri pomeriggio dopo la festa, non so a che punto vi metterò le immagini, se prima, ora o alla fine, ho ricevuto dei regali da parte delle insegnanti e da parte dei genitori della mia classe. Come sapete, sono stata la rappresentante di classe della classe di Federico per 5 anni dalla prima e l'ho fatto perché ho sempre pensato che nessuno potesse rappresentarmi meglio di come mi rappresento io, insomma. Anche se facendo mente locale ricordo che alla riunione dove bisognava scegliere i rappresentanti io ero in prima fila, perché io sono sempre in prima fila, ero in prima fila a scuola, sono in prima fila quando ci sono dei corsi di aggiornamento, sono in prima fila quando vado a delle riunioni. Questo perché ho bisogno di concentrarmi e so che nei posti dietro sono un po' birichina e mi deconcentro facilmente. Quindi io ero in prima fila, la maestra diceva: allora, chi vuole candidarsi come rappresentante? E mi guardava. E mi guardava insistentemente. A quel punto ho detto: ma potrei farlo io. E da lì basta, io sono diventata la rappresentante e è stata un'esperienza davvero molto bella. È stata molto semplice perché la classe di Federico è una classe bellissima. Sono belli i bambini, sono belli i genitori, sono belli gli insegnanti, c'è sempre stata educazione, rispetto, cortesia, professionalità. Davvero, i miei genitori e gli insegnanti sono stati fantastici, il lavoro non è stato per niente difficile. Certo, forse un po' con il Covid le cose si sono un po' appesantite, nel senso che io facevo da tramite fra l'insegnante e i genitori, le comunicazioni erano tante e quindi ho fatto un pochino più fatica rispetto agli anni precedenti, dove invece era tutto un organizziamo delle cose belle per questi bambini, tipo il mercatino di Natale, tipo la festa di fine anno, e invece da 2 anni a questa parte questo non è stato possibile. Ieri la giornata era bruttissima, noi genitori avevamo deciso di fare dopo il lancio del cappello e la festa, chiamiamola così, dei bambini, di fare un picnic al parco che c'è dietro la scuola. Però siamo arrivati lì che piovigginava,
Dopo la festa invece si è tranquillizzata, quindi sono corsa a casa, ho preso tutto quello che avevo comprato al mattino, che avevo messo nel frigorifero, siamo andati lì e siamo rimasti lì fino alle 7. Noi genitori abbiamo brindato con del prosecchino e i bambini hanno mangiato la merenda e hanno giocato. Vi faccio vedere che cosa mi hanno regalato. Allora, le maestre mi hanno regalato questa coppa meravigliosa, c'è scritto il mio nome, non so se si vede bene, no, non si vede perché è argento, comunque Monica. Monica è qua super rappresentante, è bellissima, ho idea, non so se mettere dentro una piantina grassa della terra, una piantina grassa e mettermelo nella mia camera, oppure un bel fiore finto grande che copra tutto e metterlo comunque sempre nella mia camera, di modo che tutte le mattine quando mi sveglio penserò a loro e a questa meravigliosa esperienza, perché davvero mi ha messo tanta gioia. Poi i genitori sono stati carinissimi, mi hanno fatto questo bigliettino, quinta C, e hanno scritto: sono già passati 5 anni e tu ci sei sempre stata, con solarità, ironia, pazienza e organizzazione sei riuscita a rendere la vita scolastica facile e piacevole. Con questo dono il nostro ringraziamento per il prezioso tempo che ci hai dedicato, con affetto i genitori di... E qua ci sono tutti i bambini. Questo è bellissimo e insieme a questo, non so da che parte lo terrò perché non lo so, devo trovare il modo, perché essendo scritto sia di qua che di qua mi perdo la frase, o la frase magari la scrivo per intera, faccio un quadretto così e la frase la scrivo per intera sotto. Poi mi hanno dato questo attestato di merito alla rappresentante di classe migliore del mondo, e qua sotto c'è scritto: un grazie speciale per la preziosa collaborazione, il generoso impegno e l'infinita pazienza. Quindi voglio fare un quadretto e questo non so se attaccarlo o in lavanderia, ma la lavanderia è un po' full, insieme alla targhetta, se vi ricordate, che mi avevano regalato anche l'anno scorso, oppure se mettere tutto nella cabina armadio o nella cameretta di Federico, visto che è l'esperienza di Federico, forse la metterò nella cameretta, non lo so, vediamo, devo pensarci. Poi passiamo ai regali. Allora, vi faccio vedere il regalo, secondo me, top, perché proprio ne ho bisogno. Non è un periodo bellissimo, ho ancora problemi col dente. Ieri è stata una giornata tragica perché la prospettiva è quello di toglierlo e aspettare 6 mesi per mettere l'impianto e rimettere il dente. Però io all'inizio ho detto sì, toglietelo, volevo addirittura toglierlo subito ieri sera perché ero esasperata, siccome mi è uscito ancora l'ascesso, ma ho riflettuto bene e preferisco fare prima degli accertamenti diagnostici, non so, tipo una TAC on bean, piuttosto che una TAC, un'ortopanoramica, per vedere se effettivamente il dente è fratturato, perché ho paura che poi magari qualcos'altro, io tolgo il dente e fra 3 mesi sono punta capo, mi ritorno all'ascesso. Quindi preferisco un po' approfondire la situazione, dopodiché se è da togliere, ragazzi, lo toglierò, farò un sorriso meno spazioso perché è questo dente in alto in fondo per qualche mese, oppure sorriderò con la mano davanti, non lo so, ma insomma preferisco prima accertarmi di tutta la situazione. Comunque, passiamo al regalo. Dicevo, il regalo più bello, quello che mi serve proprio in questo periodo, è questo buono per un centro estetico. È una delle mamme a questo centro estetico, hanno deciso di omaggiarmi di questo regalo e c'è scritto: una coccola da tutti noi, posso usarlo come voglio. Ma ho già in mente che magari mi farò fare un massaggio viso rilassante, non lo so. Ci penso un attimo. La Silvia, che è la mamma, mi ha detto che lo posso usare come meglio preferisco. Io cerco da sempre un estetista che mi faccia anche la ceretta per bene, magari quel giorno vado a farmi la ceretta e mi faccio fare anche un massaggino. Adesso vediamo, non vorrei magari fare tutto insieme perché non vorrei approfittare, cioè io ho intenzione di pagare la ceretta e di farmi fare il massaggio, però non vorrei che magari poi facendo tutto insieme faccia un bel mischione, quindi
vado magari prima a farmi fare il massaggio, se mi piace vado in vacanza, anche perché voi non lo sapete perché non ve l'ho detto, alla fine siamo riusciti a prenotare l'aereo per andare ad Alghero, andremo in aereo sia all'andata che al ritorno, tanto lì mi hanno detto che c'è tutto. Io la Sardegna ci sono già stata 2 anni fa, sono andata a sud, mentre adesso saremo a nord-ovest, penso che sia, sì, nord-ovest, e sono solo 2 settimane, è 2 anni che non andiamo in vacanza, quindi l'intenzione è quella proprio di rilassarmi, non ho intenzione di girarla, quantomeno non quest'anno. Quindi andiamo in aereo, ci mettiamo 1 ora e un quarto, partiremo un sabato sera e torneremo la 2 domeniche dopo. Abbiamo speso anche meno che andare in nave, quindi direi perfetto, però lo sappiamo già e questo è ottimo. Passiamo al secondo regalo che mi hanno fatto sempre i genitori, e ragazzi, mi hanno regalato questa collana di Swarovski. Adesso ve la faccio vedere. Io mi sono informata perché era uno dei regali che volevo fare agli insegnanti. Tutte le collane o tutti i gioielli, scusate, di Swarovski sono bagnati nell'oro bianco, quindi non si ossidano. Allora, la collana è questa qui. Vedete, ci sono i 2 Swarovski centrali e questi baffetti tempestati di Swarovskini. È il simbolo del segno zodiacale del gemelli, perché io sono del segno del gemelli, e la cosa che mi ha colpito tantissimo, che non avevo visto nelle collane che mi avevano mostrato per le insegnanti, perché me le avevano fatte, scusate, perché me le hanno mostrate così e quindi il dietro non si vedeva, è l'allacciatura. L'allacciatura è fatta in questo modo. Praticamente la chiusura ha questa barretta con gli Swarovskini da entrambe le parti e questa sorta di medaglietta attaccata al cerchio dove entra la chiusura. Quindi mi viene da dire, se per caso si dovesse girare, la collana sarebbe anche bellissima. Molto fine, io provo sempre a mettere a fuoco, come la mia amica Lela. Anche lei, ieri ho guardato un suo video dove diceva che è fighissima la cosa che metti la mano e metti a fuoco il dettaglio, ma a lei non viene, a me non viene, quindi non lo so, io spero che riusciate a vederla. Comunque è così, forse devo coprire la faccia, no, fa niente, pazienza, ed è davvero bellissima. Tra l'altro i genitori, insieme a questa, hanno messo anche lo scontrino di cortesia, ma anch'io non sono pazza, di certo non vado a cambiarlo, perché il gioiello è bellissimo e mi è piaciuto tantissimo, quindi questo scontrino lo tengo per la garanzia nel caso dovesse staccarsi qualche pietrina, ma sarebbe da strappare perché è davvero un regalo bellissimo. Allora ragazzi, io questo video lo farei terminare qui, e l'unica cosa, se i genitori e le insegnanti guarderanno questo video, volevo mandargli un messaggio che è questo, e che è stato bellissimo, tra virgolette, se possiamo dire così, lavorare per loro, che è stato molto semplice perché siamo sempre stati fin da subito una classe molto affiatata e loro sono sempre stati molto a modo, educati, e hanno sempre rispettato quella che era la mia visione, la visione degli insegnanti, i genitori, e al contrario, gli insegnanti hanno rispettato la visione dei genitori. Quindi grazie per questa bellissima esperienza. E a voi grazie per aver guardato questo video, vi saluto, se il video vi è piaciuto, siete passati per caso sul mio canale, vi ho tenuto un po' di compagnia e avete intenzione di passare ancora qualche attimo della vostra vita con me, iscrivetevi. Se il video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, se il video non vi è piaciuto mettete un pollice in giù, attivate la campanella per non perdere neanche un video, lasciate un commento perché ho sempre piacere a leggervi e a rispondervi. Io vi saluto e vi mando un bacio grande. Ci vediamo presto.